quadro giuridico che è stato ben evidenziato, a cui proprio superfluo aggiungere altro se non evidentemente la nostra assoluta contrarietà, dettata dalla pratica, non solo dal desiderio di vedere cancellato il cardinale. Voi sapete che siamo l'unica forza politica che nel corso di tutta la Seconda Repubblica, sia in maggioranza che in opposizione, ha sempre, ogni qualvolta era possibile, all'interno del dibattito parlamentare, proposto la soluzione del cardinale. L'abbiamo fatto in maggioranza, anche con il rischio di andare sotto il nostro governo. Purtroppo non è stato così, nel senso che in maggioranza il soccorso rosso, quindi il partito verde d'eccellenza, ovvero il centro-sinistra, c'è sempre stato e quindi ha impedito ci ha verificare di eliminare il canone RAI e ovviamente all'opposizione, non ultime la legge di stabilità che ha modificato pesantemente le modalità di discussione di questa imposta sulla parete televisiva che oggi è associata alla bolletta. Quindi se voi andrete a leggere, chi avrà la pazienza di farlo, soprattutto chi vorrà seguirci in questa lotta di civiltà giuridica e tributaria e soprattutto vorrà seguirci come ribadire la nostra contrarietà a televisione di Stato, cioè avrà modo di verificare che oggi il canone RAI è associato indissolubilmente alla bolletta. Quindi ogni azione deve essere valutata in base non più al vero possesso dell'apparecchio televisivo che riceve segnale satellitare o digitale terrestre, tenuto sempre ben presente. Quindi già da adesso dimenticatevi di uno smartphone, tablet, il vecchio televisore di casa, quello in bianco nero, tubo catodico che non ha il decoder digitale terrestre, quelli non pagano. È stato ribadito più volte, c'è una sentenza del Consiglio di Stato che ha obbligato proprio oggi, ancora una volta, il Ministero dello Sviluppo Economico, come aveva già fatto su nostra sollecitazione 4 anni fa, a specificarlo. Quindi tutti gli apparecchi che non hanno un decoder, un sintonizzatore digitale terrestre spettacolo non pagano più. Però c'è un'enorme platea, per questo hanno fatto un semplicissimo conto, hanno detto ci sono 28.000 utenze elettriche, bollette elettriche in Italia, ci sono 24.000 pagatori di canone, c'è una differenza, facciamo di pagare la differenza. Questo è il concetto di uno Stato che sempre più famiglico vuole raccogliere la luce. Oggi, proprio oggi, hanno emanato il nuovo regolamento anche a fronte del Consiglio di Stato e della sua decisione che posticipa la dichiarazione, che immagino qui molti faranno, di non possesso dell'apparecchio televisivo, nel caso in cui ognuno di noi non avesse un apparecchio televisivo ma utilizzasse il PC per informarsi. Oppure, che immagino che anche qui ce ne saranno, coloro che hanno già fatto la regolare disdetta o la richiesta di suggellazione, vi ricordate i lobbisti qui se lo ricordano molto bene, che abbiamo fatto decine di campagne per sottoscrivere il modello di disdetta con la conseguente suggellazione dell'apparecchio televisivo. Ecco, in quel caso, se quello è l'unico apparecchio televisivo nella nostra casa, quello per cui abbiamo chiesto la suggellazione, noi lo dichiariamo e non saremo soggetti, se titolari, ricordo sempre se titolari di contratto elettrico, a pagamento del canone. Quindi questa fattispecie interessa molto coloro che in questa sala hanno seguito nel corso degli anni le battaglie della Lega Nord. Per quanto invece riguarda, e qui siamo veramente al paradosso che mi ha appena sottolineato Antonini, coloro che sono titolari di una bolletta, ma hanno il compagno, il marito, il papà che già paga il canone RAI perché è titolare di un'altra bolletta, quindi essendo capo famiglia, quindi rappresentando il nucleo familiare, si deve solo un canone, non il nucleo familiare,
sono costretti anche loro a fare, a compilare il modulo di non pagamento del canone RAI. Quindi tutti coloro in questa stanza che non corrispondono alle precedenti fattispecie, ma che sanno che il papà, la madre o il compagno, la compagna già pagano il canone RAI, devono paradossalmente dichiarare che qualcuno lo paga per loro. Questo mi dà l'idea della complicazione e della conseguente impazzimento che saremo costretti a verificare nell'erogazione di cartelle di pagamenti, di riscossioni del canone RAI in bolletta non dovute. Infatti questo è già stato previsto. Il governo stesso lo ha detto a più riprese, ha già messo le mani avanti come spesso fa, avvisandoci che comunque in sede di prima applicazione ci potremmo aspettare degli oneri impropri in bolletta. Vi rendete conto la follia che stiamo vivendo? Vi rendete conto quanto approssimativa sia la gestione di tutta questa vicenda, che parte da un peccato originale, ovvero fare pagare come se fosse un servizio qualcosa che un servizio non è, è una tassa di possesso. Quindi utilizzando uno strumento improprio che nel corso degli anni, invece che l'unica cosa si sa, ovvero toglierlo, eliminarlo, nel corso degli anni creare dei meccanismi sempre più perversi che costringeranno il cittadino, consumatore, utente a dovere un canone che in